Allora, Daniele, è un momento sicuramente difficile per Limonese, però è un gruppo che ha le caratteristiche per poter uscire e vedere la luce in fondo al tunnel. Sì, ne abbiamo sia le caratteristiche che le qualità individuali e collettive per venirne fuori. Ne verremo fuori sicuramente al 100%. Cosa vi è mancato nell'ultimo periodo? Nell'ultimo periodo ci è mancato magari un insieme di cose, magari anche la convinzione stessa che si allena anche durante la settimana, dobbiamo essere ancora più cinici proprio durante la settimana nel ricercarla, nel ricercare diciamo, la perfezione, che nel calcio non esiste, però cercare di sbagliare il meno possibile, perché abbiamo notato anche in queste due partite che comunque fornendo secondo me delle buone prestazioni abbiamo raccolto poco, quindi dobbiamo aumentare il livello dell'allenamento per arrivare la domenica al massimo. Tu parlavi di aumentare il livello, è aumentato anche il livello del campionato. Ma sarà aumentato, siamo aumentati anche noi come livello, come squadra, secondo me siamo un'ottima squadra e ce l'andremo a giocare, ce la possiamo giocare alla pari secondo me con tutti in questo campionato. Si tratta di trovare la convinzione giusta, la serenità anche giusta perché adesso magari non vengono i risultati, un po' di certezze vengono a mancare, però siamo tutti quanti fiduciosi per il proseguo del campionato. In queste settimane cosa vi ha dato in più il cambio di panchina con l'arrivo di Attilio Bardi, che tu conosci molto bene? Ma solitamente comunque è sempre una scossa quando si cambia allenatore. Da giocatore ha anche un senso di responsabilità, perché comunque ha pagato un allenatore, però in campo ci vanno anche i giocatori, quindi ci deve responsabilizzare per quello che andremo a fare. La presa di fiducia può essere la sfida giusta per centrare con la prima vittoria in campionato che manca ed è un po' la scimmia sulla spalla in questo momento. Ma noi dobbiamo, al di là Fidenza o altre squadre, dobbiamo affrontare ogni gara come se fosse la vita o la morte, diciamo, per noi, affrontarla col piglio giusto, senza aver paura di nessuno, andare in campo per cercare di vincere. Ogni domenica, a prescindere dall'avversario, troveremo. L'anno scorso a Fidenza fu una partita abbastanza sfortunata, in credito con la fortuna, un po' come è accaduto domenica contro lo Scandicci. Sì, l'anno scorso fu una partita che a mio avviso giocavamo bene, purtroppo perdemmo un episodio sfortunato, ci mangiamo dei gol, vabbè, però l'anno scorso dobbiamo guardare a domenica. Lancia un messaggio insomma ai tuoi compagni di squadra, un messaggio di carica che diresti dentro lo spogliatoio. Siamo forti, dobbiamo solo crederci ed esserne convinti al 200%, perché solo così riusciremo a dimostrare il nostro valore. Grazie Daniele, in bocca al lupo. Grazie a voi.